un Taranto tutto cuore, nonostante l'inferiorità numerica per gran parte della partita, riesce a ribaltare il risultato contro il Nardò e vincere il match. 19esima vittoria stagionale. Andiamo alla cronaca: il Taranto in maglia rossoblu davanti a circa 3.500 spettatori subisce il gol del Nardò dopo 13 minuti. Il colpo di testa di Mingiano, l'attaccante svetta dopo una punizione calciata da Prinari. Il Taranto reagisce al 19esimo, mischia in area del Nardò, il pallone attraversa la linea, ma in precedenza c'era un fallo fischiato dal direttore di gara. 25esimo, cross di D'Agostino per Di Bari, colpo di testa da buona posizione, pallone alto. 3 minuti dopo, al 28esimo, il tiro da fuori di Manzo, raso terra parato da Mirarco. Alla mezz'ora la espulsione di Oggiano per doppio giallo. Il Taranto resta in 10 uomini nel primo tempo. Paranelli fa entrare Salatino al posto di Guadagno. Il Taranto gioca con la difesa 3-3-4-2, il nuovo modulo. Al 41esimo, prodezza di Mirarco su Favetta, il tiro ravvicinato del numero 94 viene respinto dal portiere neretino ex rossoblu. Poi sul diagonale di Esposito, ancora pronto l'estremo difensore Salentino. 46esimo, tiro di Esposito, pallone deviato, sfiora l'autogol il Nardò. Al 47esimo, sugli scudi ancora il portiere Mirarco con una gran parata su sventola da fuori area di Ferrara. Nella ripresa il Taranto perviene al pareggio dopo 7 minuti. Favetta si destreggia bene in area di rigore, viene atterrato da Quaro per Di Marco, Di Ciampino e rigore sul dischetto. Si porta D'Agostino che firma l'1-1 e il 18esimo gol stagionale. Il Taranto va avanti nonostante l'inferiorità numerica. Al 14esimo, sventola di D'Agostino, super parata ancora di Mirarco. Ancora al 19esimo, una punizione di D'Agostino, l'intervento di Mirarco è ancora una volta superlativo. Al 32esimo il Taranto passa in avvantaggio a siglare il gol del 2-1 e Ciro Favetta che si avvita bene in area di rigore, il suo destro rasoterra manda il pallone a sbattere sul palo e poi in fondo alla rete per il 2-1 che poi sarà il risultato finale. Da segnalare l'espulsione di Acquaro al 41esimo, a 4 minuti dalla fine, per doppia ammonizione anch'egli, e soltanto allora si è ristabilita la parità numerica in campo. Taranto batte Nardò 2-1.